Ho preparato per voi la presentazione che vedremo insieme e poi ho preparato anche delle fotocopie che spero siano state distribuite, spero che ne abbiate una per ciascuno di voi. Sono le copie della copertina, dell'indice e della prefazione del libro che presentiamo oggi. Allora, prima cosa da dire, questa presentazione non ha nulla di commerciale, cioè io non voglio convincere nessuno ad acquistare questo libro, anche se il libro ovviamente è in vendita, ma il libro sarà presto disponibile in biblioteca, quindi io vi invito a consultarlo in biblioteca. Siamo nel Politecnico e quindi questa presentazione è da vivere insieme come un'occasione per parlare della materia che ci interessa e sicuramente non è l'occasione per promuovere la vendita di un banalissimo libro. È un banalissimo libro, però l'argomento non è banale, nel senso che è perlomeno un argomento di forte attualità. Sapete tutti che i LED e gli OLED sono le sorgenti luminose del presente e probabilmente lo saranno del futuro. Perché è accaduto che negli ultimi 10, 12, 15 anni è avvenuta una piccola, tra virgolette, rivoluzione nel nostro mondo del lighting e del lighting design. Che cos'è accaduto? È accaduto che i vecchi prodotti che erano utilizzati per realizzare sia oggetti luminosi, quindi apparecchi di illuminazione, sistemi di illuminazione e anche impianti di illuminazione per ambienti interni ed esterni, questi prodotti sono stati, surclassati, superati velocemente, bisogna dire, da altri prodotti che si basano su principi di funzionamento che riguardano la disciplina della microelettronica in sostanza. Non abbiamo più a che fare, per dirlo in termini più semplici, con le lampade a filamento incandescente, con le lampade fluorescenti, con le lampade a scarica, ma oggi e domani avremo sempre più a che fare con delle piccole lampade, alla fine sono sempre lampade, delle piccole fonti di luce che funzionano, che fanno luce attraverso dei processi che riguardano la struttura atomica dei materiali, in particolare i materiali chiamati semiconduttori, che sono il nucleo, la parte costitutiva di questi diodi chiamati LED. La sigla deriva, l'acronimo deriva da Light Emitting Diode, quindi diodi che emettono luce, i quali appunto svolgono tutto quello che una volta era fatto, era svolto, era di pertinenza delle lampade convenzionali. Non è difficile rendersi conto, anche girando per la città di Milano, ma anche in città di minore importanza, rendersi conto, dicevo, che ormai la tecnologia LED sta trionfando, si può dire. Perché, per esempio, nel territorio del milanese sappiamo che circa l'80% degli apparecchi che illuminano strade, piazze, vie e anche monumenti sono ormai forniti di queste nuove sorgenti luminose. Il Comune di Milano ha fatto un'operazione molto energica, molto drastica, nel tentativo di risparmiare energia elettrica e di allungare la vita degli impianti,
ha fatto il tentativo di appunto andare a sostituire anche in apparecchi di illuminazione già esistenti le vecchie lampade con le nuove sorgenti. Quindi il LED ormai è una realtà, ci viviamo insieme a questa realtà in innumerevoli contesti. Se per esempio visitate i musei che vengono realizzati ai nostri giorni, trovate sempre costantemente presenti i LED. Nel libro ho voluto parlare anche degli OLED. L'OLED è un acronimo, anche questo deriva da Organic Light Emitting Diode, quindi diodi che emettono luce, fatti però non in silicio ma in materiale organico a base di carbonio, quindi cambia il materiale costitutivo, e sono particolari proprio perché si differenziano nettamente proprio a livello fisico, a livello di forma, dai LED. Mentre i LED sono delle sorgenti molto piccole che di solito vengono usate in aggregazione, con diciamo in raggruppamento, gli OLED anch'essi sono usati a gruppi, ma hanno la caratteristica di essere in pratica delle superfici luminose e non tanto dei piccoli punti luminosi. Ma vedremo meglio con gli esempi che vi presento che cosa poi comporta questa differenza. Dunque, come in tutti gli incontri che facciamo in questo corso, è stato detto che le domande le raccogliamo alla fine, però nel mio caso mi sento di fare un po' un'eccezione, nel senso che, visto che l'argomento è abbastanza, come dire, tecnico e richiede anche un po' di conoscenze disciplinari, se avete qualche domanda da fare, fatela pure nel corso della presentazione, io cercherò di darvi una risposta in termini semplici, quindi non abbiate remore sull'interrompermi. Dunque, questa è come si presenta il libro, con la sua copertina, il suo titolo e il sottotitolo. Il sottotitolo l'ho pensato a lungo, avendo esperienza nel mondo del Politecnico, ho voluto dare questa formulazione: le nuove tecnologie al servizio del lighting design. È un sottotitolo in cui io credo profondamente, nel senso che il significato è proprio questo. Tutto ciò che è tecnologico nel nostro ambito universitario dovrebbe servire per dare valore al progetto. Quindi il progetto è la vera attività che muove il designer. Tutto ciò che è tecnologico, quindi i prodotti, i processi, dovrebbero essere governati all'interno di un discorso che vede al primo posto il progetto. Questo è il titolo, il senso del sottotitolo. Io mi sono occupato già da molti anni dell'argomento. Qui vedete tre copertine di libri che ormai sono, ahimè, un po' invecchiati. Li trovate ancora in biblioteca, quindi potete consultarli. Il primo libro conteneva solo un piccolo paragrafo sui LED, intendo il libro Lighting, che è uscito nel 2004, erano proprio gli anni in cui apparivano i primissimi LED, e quindi era ancora molto molto difficile prevedere la loro affermazione. Erano prodotti ancora, come dire, abbastanza grezzi, le prestazioni erano limitate e quindi l'interesse era ancora debole. Poi invece è accaduto che
tra gli anni compresi tra il 2005, 2006 e il 2007, 2008 c'è stato un primo, diciamo, un primo boom, un primo avanzamento della tecnologia, cosa che mi ha dato la possibilità di scrivere il primo libro, credo uscito in Europa, a quanto ne so, completamente dedicato al LED per l'illuminazione. Perché diciamo LED per illuminare, per illuminazione? Perché i LED, quelli adatti per segnalazioni, per diventare spie luminose, per illuminare piccoli display, esistevano già prima degli anni 2000, esistevano già dagli anni 60 del secolo scorso, però erano LED di bassissima potenza, la luce emessa era in piccola quantità e quindi non servivano, erano assolutamente inservibili per illuminare anche piccoli ambienti. È accaduto invece nel corso degli anni 90 in Giappone, grazie a un ricercatore che ha ricevuto il premio Nobel per le sue ricerche proprio sui LED nel 2014, si chiama Nakamura. Questo ricercatore giapponese è riuscito a costruire un LED molto molto più potente dei precedenti e quindi circa a metà degli anni 90 si è aperto il campo per la produzione industriale di LED potenti, quindi adatti per illuminare gli ambienti. I primi prodotti, come vi ho detto, sono apparsi nei primi anni del 2000 e nel 2008 è nato questo libro che ha avuto nell'arco di pochi anni, nel 2011, una seconda edizione, arricchita, con più pagine, con più esempi, con più realizzazioni illustrate. Vediamo quali sono le caratteristiche e le prestazioni di questi LED, perché dopo questo discorso abbastanza, come dire, focalizzato sulla positività di questi prodotti, è chiaro che viene spontanea la domanda: ma quali sono le ragioni vere, quali sono le cause che hanno determinato questo incredibile successo rapido dell'elettronica applicata all'illuminazione? E io ho elencato qui, come vedete, 7 ragioni fondamentali e che cercherò di illustrarvi rapidamente. È importante, prima di vedere i progetti, capire perché usiamo i LED. Non è per una moda, non è per un capriccio, non è perché amiamo le novità in sé per sé. No, perché riconosciamo nei LED delle prestazioni che sono avanzate rispetto alle prestazioni che vengono offerte dalle lampade che ormai riteniamo tradizionali, convenzionali, vecchie lampade. Allora, primo punto, efficienza luminosa. Cosa intendiamo per efficienza luminosa? È molto semplice, intendiamo diciamo la quantità di luce fornita da una sorgente luminosa in rapporto alla potenza elettrica che dobbiamo impiegare per farla funzionare. Quindi l'efficienza è data da un banalissimo rapporto fra il flusso luminoso, cioè la quantità di luce, e la potenza elettrica. Secondo punto, la durata di funzionamento. Eravamo abituati con durate di funzionamento di poche migliaia di ore, no? Una buona lampada fluorescente, tipo quelle che illuminano quest'aula, ha una durata, se è di buona qualità, intorno alle 9.000, 10.000, 12.000 ore. Con i LED quintuplichiamo questa durata e arriviamo alle 50.000, anche 60.000 ore. Terzo punto, emissioni termiche. Il LED si può toccare, a differenza di molte lampade convenzionali, tradizionali, come in particolare la lampada incandescenza e la lampada alogena, il LED
si può maneggiare, si può toccare, non è caldo, non comporta l'ustione delle dita, e in particolare non ha l'esigenza, non pone l'esigenza di predisporre all'interno di un oggetto luminoso, di un apparecchio di illuminazione, tutte quelle, diciamo, quegli accorgimenti per lo smaltimento del tanto calore sviluppato per esempio da una lampada a filamento. Quarto punto, emissioni UV, emissioni ultraviolette. Il LED ha questa particolarità, non emette radiazioni ultraviolette se non nelle versioni che vengono prodotte proprio a questo scopo. E oggi ne vedremo proprio una di queste versioni, di questi prodotti, perché qui da noi c'è questo proiettore che vedete, che è stato proprio concepito per emettere una parte del mix di radiazioni sotto forma di radiazioni ultraviolette per gli scopi che vedremo poi. Ma in generale, per esempio, per le applicazioni in campo commerciale, in campo museale, è molto importante evitare le radiazioni ultraviolette sulle opere pittoriche, in particolare dove abbiamo dei materiali, in particolare i pigmenti cromatici, che possono subire dei seri danneggiamenti proprio a causa dell'irraggiamento UV. Le dimensioni sono molto piccole. Il LED, abbiamo detto già, è praticamente un piccolo corpo che emette luce, appare come un punto luminoso. L'OLED è una superficie, però è una superficie molto sottile e addirittura flessibile, quindi è praticamente, immaginate un foglio di carta che si può piegare e che emette luce dalle sue facce. La modularità. Il LED viene usato, l'abbiamo detto, in raggruppamenti, in moduli, e quindi è possibile creare oggetti luminosi che al loro interno abbiano determinate quantità di fonti luminose, quindi non abbiamo più una singola sorgente ma tante sorgenti. E poi la gestione del colore. Con il LED possiamo giocare col colore, possiamo usare il colore, sia inteso come colore bianco che varia nelle sue tonalità, bianco caldo, bianco freddo, bianco intermedio, sia proprio in termini di luce colorata, di radiazione cromatica. Il LED all'origine è una sorgente che emette luce di un determinato colore, quindi esiste il LED a luce rossa, a luce blu, a luce viola, a luce ambra, a luce verde. Vediamo un po' in dettaglio il discorso dell'efficienza. Qui vedete un diagramma, è l'unico diagramma che ho in questa presentazione, è servito però per far capire qual è stato il progresso del rapporto di cui vi ho detto tra quantità di luce e potenza elettrica nell'arco degli anni. A partire dagli anni 2000 vedete che eravamo a livelli veramente molto bassi, molti addetti ai lavori ritenevano che con questi livelli di efficienza il LED non avrebbe avuto alcuna storia, ma col passare degli anni vedete che c'è stata una ascesa veramente notevole, e oggi nel 2016 arriviamo a circa 170, anche 180 lumen su watt. Tenete conto che una lampada a incandescenza ha efficienza intorno ai 15, 17, 18 lumen su watt, una lampada a fluorescenza ha efficienza intorno ai 90, 100, 120 lumen watt. E la migliore lampada a vapore di sodio, quella lampada che emette luce gialla, che vediamo nelle nostre città a volte, ora sta scomparendo piano piano, ha l'efficienza migliore tra tutte le lampade e arriva intorno ai 140-150 lumen. Quindi il LED si attesta oggi in assoluto tra le sorgenti luminose a migliore efficienza.
Molto lunga è la durata media di funzionamento, lifetime, come vi ho detto, no? E qui ho fatto un esempio, facendo funzionare un impianto per 8 ore al giorno, abbiamo in 365 giorni più di 2.000, quasi 3.000 ore all'anno, circa 17 anni di durata. Se lo facciamo funzionare 12 ore, arriviamo a circa 11 anni. 11 anni di funzionamento senza ricambio lampada, a condizione ovviamente che l'impianto sia fatto a regola d'arte, eccetera, eccetera. Questi sono ormai i parametri che sono normali. Sono minime le emissioni termiche, sono assenti le emissioni nello spettro delle radiazioni ultraviolette, sono disponibili in un'ampia gamma di temperature di colore. Sapete che la temperatura di colore indica il cosiddetto punto di bianco, cioè definisce la tonalità del bianco. Se il bianco è caldo la temperatura è bassa, se il bianco è freddo la temperatura è alta. Anche l'indice di resa dei colori è molto importante, perché è un parametro che ci permette di comprendere se la sorgente in riflessione ci permette di percepire i colori così come li percepiamo sotto la luce naturale. Quindi è un confronto che viene fatto per capire la fedeltà nella restituzione dei colori. Rispetto ai prodotti tradizionali, tutte le lampade che vi ho indicato, assai minore la quantità di materiali utilizzati nella fabbricazione. La riduzione degli ingombri e dei pesi agevola e semplifica tante cose: l'approvvigionamento di materiali, la produzione, la movimentazione, l'imballaggio, fino alla dismissione del prodotto attraverso l'immagazzinaggio. Non contengono sostanze tossiche nocive. Le lampade tradizionali, viceversa, contengono sostanze che devono essere recuperate e separate dalle altre, come per esempio il mercurio, il cadmio, il piombo. Le parti componenti dei sistemi sono disaggregabili, smaltibili e in parte riciclabili. Quindi il LED può essere definita una sorgente ecocompatibile o ecologica. Le basse potenze e i minimi ingombri aprono il campo all'uso modulare delle sorgenti, delle fonti luminose, con positive ripercussioni sulla flessibilità. Cosa vuol dire flessibilità? Vuol dire creare impianti che siano adattabili, trasformabili, di volta in volta utilizzabili anche per funzioni differenti. E quindi sono praticabili la parzializzazione delle accensioni, la regolazione del flusso luminoso, la gestione del colore, l'automazione nella gestione degli impianti e anche la programmazione delle accensioni, delle regolazioni e degli spegnimenti. Ecco, questa è, cominciamo con le immagini. Questa è una doppia fotografia che vi illustra, credo in termini, come dire, molto semplici, la differenza sostanziale tra le sorgenti puntiformi, cioè i LED, e le sorgenti estese, cioè gli OLED. Qui vedete a destra una serie di quattro OLED, due bianchi e due colorati, con un piccolo alimentatore, il tutto in un contesto di laboratoriale. Come vedete, la luce che viene emessa è molto molto uniforme, cioè non vediamo ombreggiature, non vediamo come dire, differenze di luminosità sul piano che emette luce. Mentre a sinistra l'immagine mostra come si presentano i LED. Sono qua al centro di queste piastre, che sono dei circuiti stampati. Qui vedete anche un LED chiamato multichip, cioè un LED costituito da molti piccoli dadi di semiconduttore, per renderlo un po' più potente rispetto al LED che ha un solo dado, un solo chip.
il tutto corredato da questi riflettori di materiale plastico che funzionano come delle ottiche. La copertina del libro è un po' particolare, nasce da una fotografia che ho scattato in modo abbastanza casuale, poi ho rielaborato un po' e ho scelto per mostrarvi, per presentare il libro. Perché è particolare? Perché, come potete vedere, queste bande luminose che stanno dietro questi profili scuri, che sono profili in metallo, sono prodotte da LED messi uno in fila all'altro, messi secondo moduli lineari. Però ci sono anche questi quadratini luminosi, qui ne vedete uno, un altro qua, che rendono bene quello che è l'effetto della superficie emittente, cioè l'effetto dell'orange. Ecco, per questa caratteristica dell'immagine, cioè di combinare insieme gli effetti luminosi dell'uno e dell'altro, l'ho voluta scegliere per il libro. E poi sono andato a vedere qual è l'apparecchio che permette di creare su una parete quell'effetto che avete visto sulla copertina. L'apparecchio è questo, come vedete è molto semplice, ma grazie alla modularità può essere appunto composto e quindi andare a creare degli effetti molto più ricchi di quelli che vedete sul singolo apparecchio. E quindi ci sono due versioni, con la parte centrale scura o con la parte centrale luminosa. Notate che in questo elemento un po' a cubo viene contenuto l'alimentatore, che è sempre necessario perché il LED funziona in bassissima tensione e a corrente continua, e quindi ci vuole un alimentatore per trasformare la tensione di rete nell'energia elettrica con le caratteristiche idonee per il corretto funzionamento del LED. E qui vi propongo l'indice, il capitolo primo riguarda le caratteristiche e le prestazioni, il secondo i sistemi e i moduli. Sistemi perché si parla di sistemi? Perché il LED, per funzionare correttamente, deve essere inserito in una compagine di parti, di componenti, di dispositivi, che sono l'alimentatore, sono le ottiche, sono i circuiti stampati, i cablaggi e anche i dissipatori termici, che nel loro insieme devono creare un gioco di squadra e quindi determinare le condizioni adatte per il migliore funzionamento del LED. Quelle prestazioni che abbiamo visto prima, di efficienza, di durata, sono ottenibili soltanto se il sistema è realizzato in modo molto, diciamo, a regola d'arte, correttamente. Capitolo terzo, tipologia di LED e OLED. Col trascorrere degli anni, grazie al successo di questi prodotti, molte aziende hanno proposto versioni differenti di LED e di OLED. Oggi abbiamo sul mercato dei grandi marchi, delle multinazionali che continuano a fare innovazione, e questo significa che in commercio abbiamo ormai veramente una ricchezza notevole di tipi diversi di LED e di OLED. E quindi questo fenomeno richiede un'analisi tipologica, cioè richiede di individuare tipo per tipo e di capire soprattutto quali sono gli impieghi consigliati per ogni tipo di LED e di OLED. Il penultimo capitolo è dedicato alle applicazioni, di cui vedremo qualche cosa con le immagini dopo, e l'ultimo capitolo riguarda le direttive e le norme. Come sapete, nel nostro lavoro le norme, le direttive comunitarie, nazionali, le leggi sono molto importanti perché ci tutelano anche da tutti i punti di vista. Il progettista che rispetta le norme è un progettista che
diciamo, dà valore al proprio lavoro proprio perché lo fa rispettando quelle che sono le regole condivise dalla comunità, e quindi non si avventura a, come dire, a utilizzare i prodotti in modo così innovativo da rendere, per esempio, pericoloso il loro utilizzo, ma rispettando le norme ha la garanzia di essere tutelato contro qualsiasi evenienza. Vediamo le immagini. Per farvi capire la varietà dei tipi di LED, qui vi propongo questa composizione dove vedete un LED, diciamo, di vecchia generazione, chiamato multi-chip, perché come vedete ha quattro piccoli semiconduttori al suo interno, un LED mono-chip con fornito di lente di piccolissime dimensioni, qui l'abbiamo confrontato con la moneta, vedete che è veramente minuscolo, LED molto piccoli anch'essi montati su una piastra, con i collegamenti elettrici all'interno della piastra, e poi gli ultimi LED chiamati COB LED. COB sta per chip on board, cioè semiconduttori messi a matrice sotto questa patina giallastra, per avere quantità di luce a sufficienza per tutti gli impieghi immaginabili negli esterni, negli ambienti esterni e negli ambienti interni. Qui vedete anche come è stato attrezzato il LED per il montaggio all'interno degli apparecchi. C'è questa sorta di cornice bianca che è proprio una specie di tutore che permette di proteggere il LED e soprattutto di collocarlo all'interno dell'apparecchio e di alimentarlo in tutta sicurezza. Qui vedete un piccolo sistema per la costruzione di una lampada chiamata integrata, cioè la classica lampadina che mantiene la sua forma caratteristica, cioè l'attacco a vite che qui non è presente ma ve lo dovete immaginare, e la classica cupola a bulbo viene prodotto ormai con all'interno il LED COB. Questo è un elemento che funziona come dissipatore termico, c'è un circuito stampato che alimenta il LED, e questa è, si può dire, un'ottica che diffonde la luce prodotta dal LED. E qui vedete ancora le componenti per un LED più complesso di quello che avete visto prima: una piastra, un circuito stampato in fase di produzione, gli alimentatori di varie dimensioni perché cambiano in ragione della potenza, i dissipatori termici che sono quasi sempre degli elementi in alluminio con degli elementi o alettati o di forma cilindrica come in questo caso per la dissipazione del calore, e poi le ottiche. Vediamo altri esempi. Questo è un altro tipo di lampada LED interessante perché vuole simulare quello che era l'effetto della lampada incandescenza di bassa potenza, dove il filamento creava quella luce molto calda che andava a illuminare in particolare l'ambiente, gli ambienti domestici, gli ambienti residenziali. Oggi realizziamo questa lampada con questi fili molto sottili fatti da piccoli elementi semiconduttori, quindi da piccoli LED messi uno in fila all'altro a formare una sorta di filamento.
Qui vedete altri casi di lampade chiamate integrate, perché sono le lampade che possono andare a sostituire le vecchie lampade senza modificare nulla dell'impianto di illuminazione, quindi senza aver bisogno di nuovi alimentatori, senza aver bisogno di nuovi cablaggi. E qui vedete anche i tubi a LED che vanno a sostituire i vecchi tubi fluorescenti. Vediamo adesso qualche ambiente. Questo è il caso di una famosa azienda italiana, famosa nel mondo del design. Si chiama Floss, è un'azienda molto conosciuta, la quale negli ultimi anni ha convertito moltissimi prodotti alla tecnologia LED e l'azienda ha dato vita a una nuova produzione. Qui vedete dei sistemi molto molto minimal integrati con forte integrazione, con spinta integrazione negli elementi costruttivi come soffitti e pareti, con degli effetti veramente interessantissimi sul piano proprio della scenografia luminosa. A proposito di scenografie luminose, con il LED a moduli noi realizziamo molti piani luminosi, non soltanto soffittature ma anche pareti decorate, come in questo caso. Qui siamo in un bar a Mosca con un intervento di progettisti italiani, è stato realizzato questo bellissimo ambiente in cui può essere modificata la colorazione delle pareti, quindi le pareti sono sempre le stesse ma cambiano di colorazione. Anche la parte di servizio, il bancone del bar, dello stesso bar, può cambiare colore e vedete come tutto l'ambiente, cambiando il colore di un elemento così ingombrante, così importante a livello proprio dimensionale del bar, l'intero ambiente cambia completamente il suo aspetto. Integrazione viene fatta anche con dispositivi di questo tipo, i classici sanitari, elementi dispositivi per il bagno, come i doccioni per la doccia, che hanno all'interno delle sorgenti LED che vanno a colorare la luce in uscita. Questo è un caso che stimola moltissimo la creatività dei designer, perché si tratta di tessuti luminosi, cioè si tratta di tessuti veri e propri, quindi prodotti da telai industriali, che hanno al loro interno dei fili, materiale plastico, che conducono la luce e la diffondono. Ai capi di questi tessuti viene inserito un piccolissimo dispositivo che ha al suo interno un LED o più LED, che funziona come generatore di luce, cioè come illuminatore, e che trasmette il suo flusso luminoso a tutto lo sviluppo del tessuto, e quindi, come vedete, la luce in modo molto uniforme riempie completamente l'estensione del panno, in questo caso chi è l'azienda che produce? Questa azienda, è interessante anche visitare il sito dell'azienda dove ci sono moltissimi casi illustrati, si chiama Dreamlux, il sito è dreamlux.it e è un'azienda italiana, anzi ha sede proprio in Lombardia, ha due sedi, una vicino a Lodi e una vicino a Lecco. In una sede vengono prodotti tessuti e nella seconda sede a Lodi vengono confezionati gli stessi tessuti, e quindi diciamo un'azienda un po'
a filiera completa, no? A ciclo completo, dal tessuto fino all'oggetto tessuto, all'oggetto in tessuto. Questi sono dei tendaggi che hanno i LED come illuminatori nella parte alta e la luce viene ad essere distribuita su tutto lo sviluppo, e vedete che nella parte bassa la luce che è riuscita ad attraversare tutto il tendaggio fuoriesce e crea questa caratteristica banda luminosa nella parte terminale, nella parte finale, sottostante. Ecco, qui vedete la piccola batteria ricaricabile, questo elemento chiaro, il cavetto che va a alimentare il LED che sta all'interno di questo piccolo cilindro bianco. Nel cilindro si innesta questo chiamato bundle, che sarebbe un collettore di fibre, come vedete sono molto sottili, assomigliano ai capelli di una persona, che sono appunto raggruppate in questo collettore, in questo bundle, e ricevono la luce che poi viene sia trasmessa che diffusa lungo il loro sviluppo, lungo lo sviluppo delle stesse fibre. È un'applicazione delle fibre ottiche che sta trovando notevoli riscontri, non soltanto nel mondo dell'arredamento, ma anche nel mondo dell'abbigliamento e dei sistemi di sicurezza. Attualmente l'azienda si sta sviluppando moltissimo grazie anche all'apporto di designer provenienti dal Politecnico, giovanissimi, che abbiamo inserito noi personalmente all'interno dell'azienda dopo un particolare tirocinio. Pareti luminose realizzate con i LED in fila continua nascosti dietro queste lastre di vetro temperato. Cieli luminosi si può dire, creati con elementi molto leggeri e flessibili come i teli tesi in materiale plastico, in PVC. Tutto il sistema di illuminazione è al di sopra di questo telo, quindi voi nell'ambiente vedete solo questa superficie uniformemente illuminata. Scaffalature, i negozi, ormai le realizziamo tutte con LED in fila continua, le cosiddette strip LED o strisce LED. Anche vetrine di tutti i tipi. E gli OLED, diciamo qualche cosa sugli OLED. L'OLED si presenta in questo modo, ma vediamo l'immagine successiva, è anche interessante perché vedete le tante dimensioni disponibili oggi. Si arriva fino a dimensioni abbastanza importanti, come in questo ultimo caso, vedete che abbiamo un quadrato di 32 cm per 32. Abbiamo poi elementi circolari, come in questo caso, abbiamo elementi rettangolari, eccetera, eccetera. Dicevo che sono disponibili sia gli OLED trasparenti, lo vedete qua, il tipo trasparente, sia l'OLED invece che emette su una faccia e che può anche essere fatto in versione flessibile. Qui vedete il LED flessibile, quindi molto sottile e gestibile con la semplice inflessione, piegatura. Poi vedete il LED trasparente che una volta acceso emette luce sulla doppia faccia, quindi sul davanti e sul retro. E qui vedete invece l'OLED più semplice, che è prodotto in Giappone attualmente, ed è un quadratino tenuto dentro una cornice in alluminio che è molto leggero e può servire per costruire
un qualsiasi oggetto. Oggi il prezzo degli OLED è ancora elevato, quindi ne vediamo pochi in commercio. Pensate che un quadrato di queste dimensioni viene a costare qualche decina di euro, quindi è veramente ancora molto alto il prezzo. Tuttavia abbiamo già una produzione in essere, abbiamo già delle aziende, cito in particolare l'azienda chiamata Blackbody, che ha un sito anche questo interessante, che ha una produzione totalmente dedicata a oggetti di arredo, quindi di ottimo design, a tecnologia OLED. Che cosa si può realizzare con gli OLED? Questo è interessantissimo per il design. Questo è un caso che mi ha sempre interessato molto, perché lo ritengo veramente un caso innovativo. Allora, qui a sinistra, vedete un elemento quadrato con all'interno una serie di OLED tutti attivi. Questo elemento ha un sensore che si attiva all'approssimarsi della persona. Nell'immagine a destra vedete la persona che si è avvicinata allo specchio, e la parte centrale dello specchio, la vedete qua, ha gli OLED spenti, si sono spenti automaticamente per consentire alla persona di specchiarsi, mentre gli OLED che stanno intorno a quelli spenti, questi qua che sto indicando io, rimangono attivi per illuminare in questo caso il volto della persona. Quando la persona si allontana dallo specchio, tutti gli OLED tornano ad essere attivi e quindi l'apparecchio torna ad essere un normale apparecchio di illuminazione. Questo è un prodotto della Philips che ormai ha fatto un po' la sua storia, perché esiste da un po' di anni. Altra applicazione interessante è questa applicazione, diciamo anch'essa molto, molto dinamica, molto più dinamica della precedente, perché qui, sempre con l'utilizzo di sensori, è stato possibile registrare i movimenti della persona che sta di fronte a questo quadro luminoso realizzato in OLED, e gli OLED a matrice si accendono e si spengono in rapporto, in funzione, riferendosi al movimento della persona. E quindi vedete che si riproduce a livello di sagoma luminosa la figura della persona in movimento. Qui occorrerebbe un filmato per rendersi conto di quello che è veramente l'effetto, però potete, credo, un po' immaginarlo. Anche nell'ambiente di lavoro è stato proposto l'OLED in modo ancora abbastanza, come dire, timido, però con dei prodotti che potrebbero un giorno avere anche un riscontro di mercato e anche degli sviluppi. Per esempio, in questo caso abbiamo questi moduli OLED che vengono aggregati in fila a comporre queste forme. L'effetto è sempre quello della luce diffusa, quindi non usiamo gli OLED per concentrare la luce, ma li usiamo quando abbiamo bisogno di fare illuminazione generale, quando abbiamo bisogno di riempire di luce un ambiente. Lampadari di tante forme, questi sono prodotti da Blackbody. Lampadari prodotti nell'immagine a sinistra da una grande multinazionale che è tra le prime nel mondo nella produzione di OLED, è la LG Display, che fra l'altro produce anche televisori con schermi OLED,
e nell'immagine a destra invece abbiamo ancora un prodotto della Blackbody, prodotti della LG Display per appendiabiti, prodotti per illuminazione di biblioteche o comunque piani di lavoro. Guardate come è snello questo apparecchio, l'OLED ha questa caratteristica di essere estremamente sottile, così sottile da poter essere inserito in cristalli, in elementi in vetro, come in questo caso, a formare dei piani. Si usano due lastre di vetro tra le quali viene inserito l'OLED e si usano dei conduttori elettrici molto sottili che è difficilissimo vedere, sempre all'interno delle due lastre di vetro, e si realizzano questi piani, come vedete. Questa operazione di inserimento dello scaffale, del piano in vetro nella scaffalatura, ne permette l'alimentazione, perché l'alimentazione viene ad essere fatta ai capi, attraverso questi elementi metallici, ai capi della lastra. E qui vi mostro, in conclusione, spero di non aver sforato troppo il tempo. Vi mostro in conclusione quello che alcuni vostri compagni sono riusciti a creare nell'ambito di un workshop che abbiamo organizzato quest'anno, nel mese di febbraio, con l'aiuto di un'azienda lombarda, si chiama TCI, la quale produce alimentatori per OLED e LED e produce anche LED e in parte anche OLED. Grazie a questa collaborazione siamo riusciti a coinvolgere i nostri studenti del corso di laurea magistrale nella stesura di una serie di progetti che sono stati anche premiati per l'utilizzo degli OLED in vari ambiti. Qui abbiamo una proposta per illuminare l'abitacolo delle automobili nella parte posteriore, dietro le sedute del guidatore, del compagno del guidatore, con questi elementi che sono collocati sul fronte di una sorta di piano di servizio, con una tasca di servizio. Questa è la situazione senza luce e questa è la situazione invece illuminata. Come vedete, l'OLED, diffondendo la luce, è in grado di portare molta luminosità anche a distanza, quindi sul pavimento dell'abitacolo, sull'interno delle portiere dell'abitacolo. I vostri compagni sono citati qua sotto, qui vedete i loro nomi, erano raggruppati e hanno lavorato su 10 progetti, qui ve ne ho portati alcuni, che ci erano veramente eccessivi. Qui vedete il marchio dell'azienda, la TCI, il workshop era condotto dal nostro collega Brian Sironi, che è un validissimo giovane designer, col mio aiuto. E qui vedete ancora un'immagine di rendering, questi sono tutti rendering ovviamente. Qui vedete un secondo progetto, sempre per abitacolo, dove si è lavorato sullo specchietto che viene ad essere di solito, che è presente come specchietto di cortesia in corrispondenza della seduta della seduta anteriore vicino al guidatore. E gli studenti qui hanno immaginato di plasmare l'OLED
sullo specchio in modo da poterlo come dire, discostare dallo specchio stesso e renderlo e fare in modo che la luce prodotta illuminasse la persona. Vediamo altre immagini, ecco, qui vedete un po' più chiara la proposta. Sono partiti da quest'idea, cioè di attrezzare uno specchio con degli OLED che spenti sono invisibili e quindi lo specchio è normale, è uguale agli altri. Quando invece l'OLED è attivo si crea questa cornice luminosa con lo specchio comunque al centro. Vediamo, ecco, qui invece vedete la soluzione finale proposta con questo elemento a specchio che viene ad essere diciamo rivelato dall'OLED che, essendo flessibile, può essere ripiegato. Qui vedete un particolare e qui vedete un altro progetto molto diverso che riguarda la casa. È sostanzialmente un lampadario. Noi avevamo chiesto agli studenti di usare l'OLED per le sue caratteristiche, esaltando le sue prestazioni. E gli studenti qui hanno lavorato bene sulla flessibilità. Questo è un lampadario che può essere ripiegato e, assumendo queste forme, l'OLED distribuisce anche in modo molto differenziato la luce, perché capite che in questo caso la luce è al massimo livello su tutto ciò che è al di sotto di questo minimal lampadario. Quando invece il lampadario viene ad essere ripiegato su se stesso, l'illuminazione, la luce in uscita risulta essere molto più concentrata al di sotto dell'oggetto stesso. Quindi è un apparecchio che sfrutta al massimo quella che è una delle principali caratteristiche dell'OLED, cioè la flessibilità e il minimo spessore. Un oggetto del genere difficilmente riusciremo a realizzarlo con le lampade convenzionali, sarebbe pressoché impossibile, e con i LED sarebbe abbastanza difficile, perché dovremmo usare materiali flessibili, dovremmo collocare i LED sui margini, insomma avremmo parecchie difficoltà. Con l'OLED diventa tutto molto più semplice. E questo è l'ultimo progetto che vi mostro, interessante anche questo proprio per la sua originalità, per il suo contenuto innovativo. Si tratta di piccoli piani attrezzati con OLED che vengono ad essere inseriti in questa parete che provvede all'alimentazione elettrica. Tutto però è privo di cavi, di alimentatori, non vediamo nulla perché è tutto dietro questa parete, che risulta essere quindi attrezzata. E vedete che il minimo spessore dell'OLED permette di avere questa leggerezza, questa incredibile leggerezza, per dei piccoli espositori che comunque vanno a illuminare potentemente il piccolo oggetto che è contenuto all'interno di questi piccoli espositori. Questi elementi possono essere staccati dalla parete e riposizionati per creare delle composizioni a piacere. Ecco, io direi che mi sembra sì, che siamo arrivati alla fine. Vi ho voluto, come dire, anche aprire un po' gli orizzonti su quello che un lavoro creativo può ottenere con le nuove tecnologie, e quindi questo vuole essere un invito non soltanto a
leggere e studiare questo libro, ma anche a lavorare direttamente con le sorgenti, con i materiali. Come sapete, il nostro lavoro è fatto veramente di teoria e di pratica messe sempre insieme, a lavorare insieme. E quindi questo è l'auspicio che mi sento di fare. Ancora una volta, come dice il sottotitolo del libro, le nuove tecnologie al servizio del lighting design. Il design sempre capace di governare il dato tecnico. Se ci sono domande, sono qui.